Ciao a tutti e benvenuti sul canale, oggi sono qua per portarvi una build molto interessante, una build per Mundo in top lane nella season 13, perché Mundo è diventato uno dei tank più forti al momento, uno dei campioni più forti in top lane, e vi spiego bene qual è la sua build e in che modo è così forte. Allora, siamo contro Heimerdinger, quindi la lane sarà una merda, perché Heimerdinger è odioso. Ma vi faccio vedere anche un attimo, anzi prima metto la musica, sound, music e vai. E alziamo anche il volume almeno fino a qua. E poi vi faccio vedere la build. Lui si chiama Mundo, eccolo qua, e poi ne parliamo ovviamente. Allora io ovviamente early game cercherò di stare dietro e di... non prendere botte, perché questo è quello che vorrà fare lui. Sarà una lane un po' noiosa, però è così che va la lane e quindi è così che dobbiamo fare. E... ah, ho perso 700 minion. Vabbè, è normale, raga. Ah, quello non riesco a farlo fuori facilmente, le torrette. Vabbè, aspettiamo, non c'è problema. Tanto noi non vogliamo farmare e scalare, perché questo è l'obiettivo di Mundo. Questo è l'obiettivo di Mundo, quindi cerchiamo di non... ecco, sapevo che avrebbe tirato quella. Noi cerchiamo di farmare con la Q, con calma. Lui ovviamente pusherà sempre, perciò se Sylas a un certo punto vuole venire a gankare, noi non gli diciamo di no. Stia vacca, ragazzi. Mi sta massacrando a livello di farm. 15 a... ah, manco troppo. Pensavo peggio. Ok, prima dovevo farlo. Mamma mia il danno. Va bene, ora stiamo dietro e non cerchiamo di fare cazzate. Cerchiamo di non fare cazzate, anzi. Allora, recall e via. Tanto Sylas non viene da noi, ma tanto questo è quello che dobbiamo fare, non ce ne importa. Prendiamo questo e tippando ci pigliamo pure le pozioni. Perfetto. Allora, abbiamo... lui ha poco mana, quindi fra un po', quando finirà il mana, potremmo provare ad andare all-in. Che perché quelle fanno male, già. Poi vi farò vedere qual è il trucco di questa build. E levatevi dalle palle. Come vedete, come... adesso vi faccio vedere anche le rune, eh. No. Niente. Pensavo di riuscire a farlo fuori, ma con la Q ho beccato la sua trappolina e non lui, e quindi non sono riuscito. Vabbè, intanto adesso usciamo il più velocemente possibile, perché vogliamo far sì che lui torni in lane velocemente. C'ho la Q.
Lui è tornato col TP, perfetto, era quello che volevamo. Ci pigliamo un po' di botte. Lui cercherà di beccarmi con la sua Q, ovviamente. Noi rimaniamo dietro. Non ci arriva. Bene. Ora rimaniamo qua. Io potrei usare anche la R semplicemente per rimanere in lane, ma cerchiamo di non farlo per adesso. Bene. Ora se lui becca una granata su di me è un problema, quindi dobbiamo stare attenti e semplicemente cercare di prendere i minion. No! Ok, Q. Sylas non è mai venuto qua, lui sta pushando da 40 anni. So che è difficile gankare un Heimer, però... Però se poteva provare a fare qualcosa, eh. Ok. Allora io adesso potrei usare la R davvero perché sono un po' in difficoltà. Usiamola per sicurezza. Tanto il mio obiettivo non è batterlo nell'uno contro uno, ma è riuscire a continuare a farmare per poter essere rilevante in teamfight. Ok, stiamo prendendo un sacco di botte. Vediamo se riusciamo a far fuori quel robottino là, quella torretta. Sylas, che dici? Vieni a fare una ganchetta? No, vabbè che non c'ho questo. Ok. Lui non ha più mana, eh. Con una gank lo facevamo fuori. Però forse dovevo segnalarlo che non aveva più mana. Ok. Allora, secondo me qua lo possiamo far fuori, eh. Vaffanculo, l'attack move. L'attack move. Ovviamente lui ha flashato, l'attack move è andato sui minion. Vabbè. Pushiamo. Dovevo cliccare su di lui quando inseguo, dovevo cliccare su l'avversario. Ok. Ora ci pigliamo un pezzetto di torre. Sto usando la E come si usava una volta sulla torre di la E di Mundo, perché una volta era un autoattacco potenziato. Allora adesso recolliamo e ci possiamo prendere la Radiant Virtue o prendiamoci Heartsteel. Sono due item nuovi che vanno molto bene con Mundo. Per adesso ci prendiamo questi.
ci prendiamo l'Arsil, voglio dire, questo ci dà 800 salute, 200% di rigenerazione, 20 ability haste e oltretutto c'è Colossal Consumption, cioè una specie di grasp potenziato, che in realtà, pensandoci, contro quel bastardo di Heimer non è tanto sensato, così come non è sensato prendere il grasp che ho preso, infatti se vedete l'ho usato solo due volte, però in generale nei fight è molto utile. Oh, una bella wave tutta bella cicciotta nostra, la W com'è funzionava? 20... ok, ah, quindi se colpiamo un nemico riguadagniamo la salute sostanzialmente e il danno è un danno basato sulla nostra salute massima. Non capisco dove sia Heimer. Eccolo, ha tippato. Beccato. Ora io vorrei andare tanto qua, però se tippo rischio di perderlo comunque. Kassadin. Quindi vediamo. Ok, ucciso. Questa la pushiamo velocemente. E poi io recall e tippo. Vai, recall e TP. Recall perché c'ho l'item. Item e TP. Oh, perché non tippa? Tippa. Eccolo. Ok. Bene, il roam è andato bene. Bene. Allora, sarà tosta vincere questa partita, eh? C'è Graves che è qua. Voilà. Bravo Yasuo che sei venuto. E secondo me a sto punto possiamo pure prenderci questo. Se Yasuo veniva qua, forse sì. Così è un po' rischioso. Vediamo se ce la facciamo. Uso la R per non rischiare. Preso. E adesso pushiamo la wave. Purtroppo in bot lane qualcosa non va. Poteva andare meglio, diciamo così. Ah, però vedi, la kill l'hanno presa adesso, eh. Ok. Allora, io non userei il mio Herald qua, ma cercherei di gankare mid. So che è difficile perché è Kassadin, ma possiamo anche forse provare a buttare l'Herald, così ci pigliamo la torre. Ok, non l'ho preso, però bene così, bene così. Alla fine abbiamo fatto bene. Andiamo via da qua. No, perché? Perché? Bene. Purtroppo lui ha preso la torre top, ma c'era da aspettarselo.
Io c'ho la R, eh. Voilà! Voilà! E vedete che è abbastanza fortarello, eh? Abbastanza fortarello. Stavolta ho deciso di giocare impegnandomi abbastanza. Effettivamente la cosa sta funzionando. Aspetta, andiamo subito. Ok, ho usato la Q. Errore mio qua. Errore mio, non c'era bisogno di fare tutto questo, ma... Kassadin. Kassadin sarà un problema. Io ora potrei prendermi questa perché effettivamente mi serve il burn della Bami. Però il danno principale viene da lui. E quindi forse conviene prendermi prima questa. Una o due. Prendiamoci questo, vai. Che sinergizza meglio con il nostro kit. Ok, allora io credo che se gruppiamo e cerchiamo di ammazzare Kassadin riusciamo a vincere. Let's group and focus Kassadin. Io adesso cercherò di prendere come terzo item la Titanic Hydra, perché ci dà salute e ci dà danno basato sulla salute massima che abbiamo. Essendo Mundo un campione che riesce ad accumulare tanta salute. Vediamo se c'è qualcuno qua. Ovviamente c'è qualcuno qua. Questo che cazzo sta facendo lo sa solo lui. Vabbè raga, cioè lui è andato proprio uno di non si sa quanti senza pensare. Dobbiamo andare top qua, eh. Almeno dovremmo andare top. Vediamo se ci arrivo. Ah! Lui ovviamente adesso se ne sta andando. Vediamo se passa di qua. Cioè nell'uno contro uno io non lo batto, però se qualcuno è a portata e riesce ad arrivare. Vai. Beccato. Vabbè, niente. Andiamocene da qua. Là c'è il delirio. Purtroppo là c'è il delirio e sarà impossibile batterli senza ultimate. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Lui che sta facendo? Si sta facendo ammazzare. Che culo, è andata benissimo. Noi cerchiamo di prendere questo, non recollare. Vabbè, la prenderò io sta torre. Ok, io andrei verso qua, stando attenti però perché qua può arrivare qualcuno. Sì, perché c'è il red buff. Ok.
No, no. Oh, 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 Heimerdinger del Caspio. Niente. Purtroppo non avendo la ulti non potevo andare. Kassadin ha fatto il delirio un'altra volta, eh. Vediamo. Allora. Vai di questo. E vai di questo. Kassadin ha fatto il delirio un'altra volta. Bisogna focussare lui. Anche se lui è effettivamente difficile da beccare perché con la R va dove gli pare. Chi è il nostro carry? Nessuno. Ok. Tu che stai a fa' qui? Io sono solo Cristo. Io sono qui, eh. Venite, venite. Io cercherò di tenerli a distanza. Quando c'è questa situazione qua al drago, si va al drago, non si va a top a fare Dio solo sa cosa. No, non t'arrendi, giochi. E chi è che si vuole arrendere? Lui. Non vedo perché è possibile ancora vincere se riusciamo a concentrarci un po'. Io quanti danni prendo? Principalmente prendo danni magici, quindi devo assolutamente accumulare ancora più difesa e più resistenze e HP. Questo non ha fatto niente tutta la partita. No, no, Yasuo, no, perché provi a fare uno contro uno contro Kassadin? Qual è il ragionamento? O il non ragionamento? È una madonna, ragazzi. Fatto un sacco di danni. Vai. Ok. Lei continua a prendere farm. Vediamo se ti becca. Purtroppo non riusciamo ad ammazzarlo, però. Niente, niente, lui era fuori posizione, eppure nessuno è venuto. He was out of position. It was our chance to kill him. You did nothing. Good job. È così. È così che abbiamo perso la partita. Però avete visto che in realtà questa build è molto forte su Mundo. E Mundo in realtà in Season 13 è molto molto forte. Purtroppo abbiamo lui che ha intato un po'. Lei che ha intato un po' e la partita è andata così. Credo sia proprio finita, quindi non so se avremo occasione di continuare a giocare. Mi preparo nel caso, ma
Ah no, respawniamo tutti adesso. Forse non è proprio finita, però ormai è finita. Vediamo dov'è Heimerdinger. Dovrebbe essere qua, ma tanto ormai è recollato. Quindi pusho e via. Ok. Ricollo perché posso prendere la Titanic. La Titanic ora mi fa fare parecchio danno, perché abbiamo il 2% di salute bonus come danno. Il problema qual è? Che Kassadin riesce sempre e comunque a kitarci facilmente, anche perché hanno tanti slow, e quindi diventa difficile raggiungerli. Ci riproviamo. Kassadin è impossibile da abbattere così. No, perché? Perché che non sai che c'è? Ma che fai? No, non l'ho preso. Pezzi di merda. Io non mi arrendo, ma anzi. Ok. Allora, altra salute? Io prenderei resistenza. Guarda, aspettiamo un attimo, prenderei resistenza magica. Non fai seccare, Madonna santa mia, aiuto. Cosa ho detto? Non face checkare, Madonna santa mia, aiuto, è morta subito. Complimenti. Cassa di ormai è diventato. Loro stanno prendendo il Baron. E noi potremmo farci poco o niente, purtroppo. Oh oh oh. Senti, vieni qua però. Se non ci proviamo nemmeno, ragazzi, guarda quest'altro handicappato. Ma vaffanculo. Scusate per la parolaccia. Anzi, no, la parolaccia, per la parola. Mamma mia, vi prego, finiamo sta partita. Vabbè, io credo di aver dimostrato che è molto forte il mondo, perché anche in una partita come questa in cui c'hai un cassa di 23-1 riesci comunque ad essere veramente forte, veramente rilevante. Ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate di questo mondo, fatemi anche sapere se volete qualche altra build in particolare, qualche altro campione in particolare, e cercherò di accontentarvi. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima.